Orlando Ravello, ormai non è più una sorpresa vederti qui alla Magna Grecia Film Festival. Siamo giunti a quale anno consecutivo? Credo il nono, cioè il nono, perché è dal primo che vengo. Penso vi siate anche stufati, no? No, assolutamente. Invece noi ti aspettiamo ogni anno per capire che cosa bolle in pentola, perché noi poi ti seguiamo assiduamente tutto l'anno. Quindi quali sono i tuoi progetti? Guarda, ho appena finito di girare il mio film, cioè il mio primo film come regista, che immagino che il prossimo anno poi arriverà qui come opera prima. E c'è anche Colangeli, scusate, vedo Colangeli, vieni qua Colangeli. Lo riprendiamo in diretta. Tutto live. Quindi il prossimo anno ti dovremmo vedere con questa tua opera prima. Puoi accennarci qualcosa? È la storia di Agostino, che è un operaio mio amico che esiste realmente, che è entrato in un appartamento di un quartiere periferico romano, ma ce ne sono in tutta Italia e in tutta Europa, senza sapere che questa casa, che era una casa occupata, non andava lasciata incustodita. Dopo 2 mesi è uscito per andare alla comunione della figlia, è tornato e ci ha trovato dentro altre persone. È una guerra tra nuovi poveri, fondamentalmente. Ma come mai hai deciso di passare dietro la macchina da presa? È stato questo festival a farti venire la voglia, o era un sogno che avevi già da tanto tempo? No, non era neanche un sogno, è stato forse un caso. Questa era una storia che io avevo scritto insieme a Massimiliano Bruno come soggetto tempo fa, che era diventata uno spettacolo teatrale. Quando poi l'ha visto Domenico Procacci della Fandango, è ridiventato quello che era l'origine, un film. E all'inizio io la regia non la volevo neanche fare, e poi invece è andata così, e meno male che è andata così, perché è stata proprio una liberazione. Allora, noi ti aspettiamo il prossimo anno, però ti chiediamo di salutare gli amici calabresi e di farlo attraverso anche il nostro sito internet, che è quello di soveratiamo.com. Quindi adesso che devo fare? Devo ricordarmi tutto? Adesso devi ricordarti, soveratiamo.com è sì. Un bel pensiero per noi. Allora, intanto per voi, vabbè, vivete forse nella terra più bella d'Italia, a soveratiamo.com, un bacio grandissimo, e poi tanto ci vediamo qua nei prossimi giorni, il prossimo anno, sempre qua sto.